Buongiorno, buongiorno a tutti o buonasera se ci seguite in replica venerdì dalle 19.20 alle 20.20 o buongiorno ancora se ci seguite tra le 13 e le 14 su Radio Lombardia di sabato. Io sono Fabio Massa, qui con me c'è Barbara Ciabò. Ciao Barbara. Ciao, ciao a tutti, telespettatori e radioascoltatori. E adesso, subitissimo, senza perdere tempo, partiamo col video introduttivo, abbiamo tanti temi, dei begli ospiti e iniziamo. In Europa, dove intendono investire di più i grandi fondi internazionali, in Italia investire in che cosa? In infrastrutture strategiche. Il mio dottore ha detto che non ci sono i vaccini. Faccio la spola di qua, di là, vado in farmacia, non ci sono i vaccini. Posso comprare i vaccini, non ci sono i vaccini. Diciamo che gli avvii possono essere un po' faticosi, credo che questa però sia una struttura molto utile. Dobbiamo rafforzare la comunicazione in modo che le persone non vengano inutilmente o non vengano con un po' anche la speranza di farsi vaccinare, frustrandola perché non sono in lista. L'iniziativa della lezione carbonara nasce proprio subito prima del lockdown. Abbiamo proposto appunto questa staffetta di lezioni in presenza per i ragazzi, la chiamiamo la lezione carbonara, ma anche la lezione mancante. Non abbiamo operato scelte indiscriminate, non abbiamo chiuso attività che ritenevamo non importanti, superflue o meno importanti di altre. Oggi è cominciata la campagna vaccinale dedicata ai bambini di Milano, suddivisi per fasce d'età, fino a 6 mesi e da 6 mesi a 17 anni. Sono 18 anni che Casa Carità ha aperto la sua porta e accoglienza. Eccoci qua, Fabio Massa. Allora, cominciamo a... Tanti temi diversi. Sono tanti temi diversi, ma abbiamo anche degli ottimi ospiti, per cui faremo una trasmissione interessantissima. Ospiti in studio. Cominciamo dalla Silvia Roggiani, segretario provinciale PD Milano. Grazie Silvia. Grazie di essere qui con noi. Segretaria, scusami. Segretaria, cosa ho detto io? Segretario? Segretario. Scusa, sì, sono un po' mi hanno scritto segretario. Sono un po' fissatina segretario. Con la declinazione segretaria, femminile. Segretaria provinciale PD Milano. Alan Rizzi, Forza Italia, sottosegretario ai rapporti con le delegazioni internazionali della Regione Lombardia. Buongiorno a tutti. Grazie sottosegretario. Di essere qui con noi. Sottosegretario. Anche tu sei fissatino con le desinenze, no? Assolutamente. E invece vediamo gli ospiti da remoto. Innanzitutto parleremo con il presidente di Confartigianato Imprese Lombardia, Eugenio Massetti, e fra un po' ci collegheremo con il presidente Confindustria Dispositivi Medici, Massimiliano Brogetti. Grazie di essere qui con noi. Allora, presidente Massetti, io comincerei con lei, le faccio una prima domanda, poi interverrà Fabio Massa. Noi sappiamo che l'artigianato è da sempre stato, no, un po' la spina, ha rappresentato un po' la spina dorsale dell'economia della nostra nazione. Ah, ecco, adesso la vedo, mi perdoni, ma non riuscivo a vedere. Confartigianato ha stimato una crescita in meno di almeno 20 miliardi nel 2021. Ora io le chiedo questo, cosa dovrebbe fare il governo, cosa deve fare immediatamente il governo per le imprese e per l'artigianato italiano. Oggi sentivo il ministro Provenzano che diceva che in realtà non ci sono grandi problemi, anche se dovessimo evitare, no, di fare regali a Natale, perché ci sono i ristori e i ristori, secondo Provenzano, sarebbero sufficienti. Mi dica cosa ne pensa, presidente. Guardi, questa crisi è stata molto democratica. Scusate, ma io sento il ritorno. Lei sente il ritorno? Sento un ritorno forte. E se prova anche agli auricolari? Chiediamo alla regia se sistema la cosa. Provo io con gli auricolari. Ecco, con gli auricolari. Perfetto. È sicuramente meglio, presidente. Perfetto. Quindi, insomma... Comunque, noi, se lei parla, noi riusciamo a sentirla. Quindi può... Ok. Ecco fatto. Bene. Sì. Meglio. Meglio, ottimo. Allora, dicendo che la crisi è stata molto democratica in ingresso, ci ha colpito tutti allo stesso modo. Il problema che è in uscita, che questa crisi non è democratica, ma sta colpendo soprattutto le piccole imprese e gli artigiani. Il governo cosa deve fare? Deve dar seguito agli annunci che in continuazione fa.
mi stupisce sentire dire che i soldi per i ristori ci sono, pensando che questi ristori siano sufficienti a coprire la perdita che le imprese hanno avuto e stanno avendo e avranno nei prossimi mesi. Il governo, ma noi lo sollecitiamo oramai da mesi, dovrebbe chiedere prima a noi che tipo di bisogno abbiamo, non farci sapere attraverso i DPCM quello che ha deciso di fare per poi fare DPCR 1, bis, ter, quater. Non va bene, c'è un approccio che è sbagliato nei confronti delle imprese. Io capisco le difficoltà del governo, perché un periodo come questo nessuno l'ha mai provato prima, e alla fine siamo tutti bravi a dire si potrebbe fare questo piuttosto che quell'altro, come si fa quando si vede la partita di calcio nazionale o di qualche altra disciplina. Però se le associazioni di categoria, i corpi intermedi che siamo noi, esistono, hanno compiuto 70, 80, 100 anni, avrà un significato, abbiamo un senso di esistere sul mercato italiano, è il mercato della rappresentanza. Ma senti, allora, viva Dio, i problemi li conosciamo meglio noi rispetto a chi fa politica, che fa un altro mestiere e ascolta tutti. Ma senti, mi perdoni, una cosa al volo. Però la mia preoccupazione, ora non voglio difendere il governo, però due cose però vanno dette. Primo, che i soldi non è che ce ne sono infiniti, quindi se uno pensa che i ristori arriveranno e compenseranno l'intera sua perdita, beh, evidentemente questa cosa non può essere. La seconda cosa, quando sento di grandi riunioni, eccetera, per capire quali sono i bisogni, mi viene in mente una roba che non finisce più, cioè nel senso tempi lunghi. Forse è questo un problema? Chiedo, magari il governo non vi ha consultato, non consulta tutti, perché sennò tutte le volte è come quando vai a consultare tutti i sindacati del pianeta, ci mette una vita. Allora, bravo. Esiste una proposta di legge che è la proposta sulla rappresentanza sindacale. Il governo non può invitare 40 sigle al tavolo. Ci sono delle sigle che sono storiche, che hanno i numeri e rappresentano veramente il territorio e le imprese rispetto ad altre sigle, ma non sta a me giudicare gli altri. Ci sono delle sigle che probabilmente rappresentano il presidente e qualche suo familiare, ma io non sto criticando il governo. Ho detto prima che capisco il governo, che in questo periodo veramente deve affrontare delle situazioni più che straordinarie. Il tema vero è, e qui volevo concludere il concetto, noi siamo perché se ci sono delle provvidenze europee, non solamente il Recovery Fund ma anche il MES, noi siamo dell'idea che tutti questi soldi sono da andare a prendere. E su questo io sono d'accordo con chi vuole, vedo esponenti del PD, di Forza Italia, che non stanno insieme al governo, eppure su questo tema mi sembra che la pensino allo stesso modo. Le risorse europee servono adesso, non in futuro, bisogna andarle a prendere, le imprese hanno bisogno di quelle risorse e noi stiamo dalla parte di chi queste risorse le vuole andare a prendere rispetto a chi non le vuole. Chi non vuole quelle risorse, che sono comunque soldi degli italiani e delle imprese, dei cittadini, vuol dire che non ama il proprio paese, oppure fa altri calcoli che non sono i calcoli dei bisogni, che vanno incontro ai bisogni della gente e delle imprese. Mi sembra di essere stato chiaro su questo. Mi perdoni, quindi io non ho capito bene. Allora, il problema è dell'entità di risorse o della modalità con cui sono state date queste risorse? Beh, guardi, se noi avessimo anche le risorse che stanno a Bruxelles e che non si vuole andare a prendere, avremmo più soldi per dare più ristori alle imprese. Sì, no, ma dico relativamente a quello che ha fatto il governo. Perché i ristori sono troppo piccoli e bassi rispetto al fatto che un'azienda possa sopravvivere, perché il tema vero è oggi, non è quello che cosa mangio oggi, perché quello lo sappiamo e ci arriviamo. Il problema è di non far chiudere migliaia di imprese che stanno rischiando di chiudere. Appunto, le dicevo, quindi il problema è che il governo non ha stanziato sufficienti risorse o le modalità con cui sono date queste risorse sono state sbagliate? Sono stanziati troppo pochi soldi per le imprese. Ok, cioè, quindi è un'entità. Con i ristori si riesce a far sopravvivere l'imprenditore che deve mangiare, ma non sopravvive l'azienda. Perfetto. No, questo lo capisco, però perdoni anche su questo. Non è che i ristori vanno a prendere i soldi così e ce li regalano, no? I soldi dei ristori vengono presi da
dei fondi che noi poi dovremmo rendere. Perché la cosa che a me mi fa più arrabbiare è che adesso tutti parlano di scostamento di bilancio. Sapete come si traduce scostamento di bilancio? Si traduce con nuovo deficit. Cioè noi stiamo dicendo ai miei figli, ai figli di Barbara, ai figli di tutti gli altri, ai suoi figli, che dovranno pagare i ristori di oggi. Quindi non è che ci possono mettere soldi infiniti. Vorrei farle commentare una cosa al su volo. Su questo, guardi, se mi permette, sì, prego. Ma proprio due parole. Il bilancio dello Stato è in deficit e la parte del bilancio in deficit non è altro che la ricchezza degli italiani. Io sono convintissimo di questo. Cioè, le case, le doppie case, le triple case sono la ricchezza degli italiani che però sta dentro il debito italiano, perché le promesse elettorali alcune volte dovrebbero stare molto più al di sotto, dovrebbero stare dentro quella che è la possibilità poi dei vari governi di ritornare soldi a chi li ha promessi in campagna elettorale, perché il problema sta tutto qua. Senta. Perché se i soldi del reddito di cittadinanza fossero stati investiti e fossero ancora oggi investiti sul reddito di lavoro, le imprese, i lavoratori non avrebbero tutti i problemi che hanno. Io sono d'accordo con lei, guardi, perché il problema è che anch'io ho figli, per cui penso anch'io al domani. Certo, sono anche le modalità. Però viva Dio, alla fine il deficit dello Stato è sempre nostro, alla fine lo paghiamo sempre noi. Certo. Non c'è un'entità superiore che ci paga il deficit. Le faccio vedere una cosa, così le facciamo un ultimo commento e poi la lasciamo andare. Se la regia mi inquadra un attimo il computer. Valori delle case a Milano, allarme mutui, troppa fiducia, ma non tutti riescono a pagare. Rischi nel 2021. Ma non, cioè, nel senso, quella si dice una cosa che a me mi ha stupito. Cioè che la gente a Milano è talmente sicura che riprenderà tutto quanto come è, no? Che sta facendo tranquillamente mutui, che vengono tranquillamente concessi perché le banche, almeno su questo dobbiamo dirlo, questa volta non hanno tirato i cordoni, perché gli è stato imposto ovviamente, e quindi c'è un po' troppa fiducia in giro. Ma lei condivide questo articolo oppure ha un'altra visione delle cose, un'altra percezione delle cose? Ma guardi, se non ci fosse questa fiducia, noi possiamo chiudere oggi, chiudiamo a fine 2020 e non riapre più nessuno. Certo. La fiducia di qualcuno è l'incoscienza dell'imprenditore che comunque non ha mai certezza. Quando un imprenditore si mette in proprio, non ha certezza, perché le ricerche di mercato dicono alcune cose che poi spesso volentieri non tutte si rivelano vere. Per cui ci vuole questa fiducia che in realtà è un misto di incoscienza ed è un misto della non rassegnazione delle persone. Per cui io la vedo, diciamo, con il bicchiere mezzo pieno questa cosa. Va bene. Presidente, sì, volevo dire anche che volevo ricordare a tutti che il PIL, solo il PIL di Milano è il 13% di quello nazionale, per cui se si dovesse fermare Milano siamo praticamente rovinati. Brava. Presidente, adesso diamo pubblicità, sì, e poi rientriamo e facciamo il dibattito ci in studio. Ci aspetta un attimo, dopo la pubblicità deve andare via? No, aspetto. Perfetto. Grazie, pochissimi minuti. Grazie, Presidente. Eccoci, allora eravamo rimasti sulla domanda al Presidente Massetti. Presidente, quando lei deve andare ci avvisi che noi la lasciamo andare e non la tratteniamo. Senta, la Regione Lombardia, abbiamo parlato del governo, quindi non sono state sufficienti per voi le risorse stanziate. Lei ha detto nella precedente parte che se invece di stanziare sul reddito di cittadinanza si fossero aiutate le imprese e le aziende, probabilmente adesso non saremmo in questa situazione. Magari le ricordo anche che ci sono stati tutti i fondi per le biciclette, insomma ci sono stati altri interventi che magari no, avrebbero potuto servire alle imprese. Però la Regione Lombardia, la Silvia adesso risponderà, la Regione Lombardia ha stanziato 54,5 milioni di euro, c'è qua anche Rizzi. Sono stati sufficienti o anche su quello insomma si poteva fare di più? Sulla parte della regione? Guardi, i soldi sono tanti, sono cifre importanti, penso che se fosse stato anche il doppio non sarebbe bastato. Il tema vero è la destinazione delle risorse che si mettono a disposizione. Qui deve passare il concetto che è tutta un'impostazione culturale, che senza le imprese che creano benessere, che danno lavoro ai propri dipendenti, che a loro volta danno a mangiare alle loro famiglie, non si va da nessuna parte. Questo è il vero tema.
Mi sembra che troppo spesso da più parti le imprese vengano considerate invece seconde, terze ai problemi generali di una società. Se una persona di 50 anni viene licenziata e poi non riesce più a rimettersi nel mondo del lavoro, non è un problema solamente dello Stato sociale, è un problema di tutta la società, è un problema anche nostro, è una sconfitta anche delle imprese che alcune volte devono purtroppo licenziare oppure accantonare alcune figure sulle quali magari hanno investito parecchie risorse economiche per poter formarle, proprio per mancanza di lavoro, mancanza di aiuti economici che aiutino a mantenere queste figure all'interno dell'azienda, però quella è una sconfitta di tutti e anche delle imprese. Certo. Diciamo che è un problema che è un po' meno dei nostri artigiani, perché noi abbiamo fatto di tutto anticipando anche soldi di tasca nostra per aiutare i nostri dipendenti, perché noi senza i nostri dipendenti non saremmo niente. Sono il valore più importante che abbiamo nelle imprese. Il manifatturiero, tutto quello che passa attraverso un'impresa artigiana passa attraverso la formazione e il valore dei propri dipendenti. Secondo me, su questo, partendo dal governo e scendere rispetto a chi più chi meno, non ha ben presente questa cosa. Io capisco che ci sono, in una società ci sono 1000 attori che sono in difficoltà, 1000 componenti di questa società che sono in difficoltà, però se togliamo la linfa agli unici che creano benessere, creano posti di lavoro, non si può in eterno obbligare un'azienda a non licenziare. Se questa azienda non ha lavoro, non ha fatturato, qualcuno mi spiega con cosa pagherà poi il proprio dipendente? Perfetto, grazie Presidente. La lasciamo andare alle sue occupazioni, grazie della disponibilità. Allora, io francamente, Silvia Roggiani, allora, io ho una posizione un po' più sfumata, diciamo così. Secondo me il governo, più di quello che ha fatto a livello di soldi, difficilmente avrebbe potuto fare, anche perché sennò creavamo un nuovo deficit per i nostri figli, questo dobbiamo dirlo, tanto quanto Regione Lombardia, i ristori che ha fatti, li ha fatti come li ha fatti. Dopodiché, c'è stata una polemica, e io su questo vorrei iniziare il dibattito un attimo politico tra di voi, sulla questione di come vengono erogati questi fondi. Il Partito Democratico, se ricordo bene, ha contestato molto l'arrivo dei soldi nei comuni, un'altra iniziativa della Regione Lombardia, perché avete detto che vengono dati di fatto solamente ai comuni di centrodestra. Ora, ritorniamo a quello e poi torniamo a analizzare invece se bastano o non bastano anche quelli, loro li hanno chiamati indennizi per non farsi dire che erano ristori, quelli di Regione. Ma sì, solo un piccolissimo cappello introduttivo. Io credo che il ragionamento, tutti i nostri ragionamenti che facciamo oggi, qui noi tutte le persone che sono qua in questo studio oggi, ma anche le tanti che ci seguono, concordano sul fatto che le imprese sono fondamentali. Il vero problema è che siamo in mezzo a una pandemia e che dobbiamo riuscire a tenere un equilibrio difficilissimo tra la salute e l'economia, e questo equilibrio è un equilibrio in divenire, e purtroppo ci troviamo di fronte al fatto che vorremmo tutti riaprire, ma non solo per poter dare lavoro alle imprese e dare ossigeno alla nostra economia, ma anche ciascuno di noi per poter ricominciare la propria vita. Ma questo oggi, nella regione in cui c'è quasi la metà dei morti di tutta l'Italia, è molto difficile. Certo, andremo in zona arancione, certo la curva sta diminuendo, ma siamo ancora nella pandemia e finché non arriverà il vaccino dovremo continuare a cercare questo equilibrio. Rispetto invece alla domanda che mi facevi sul fatto che il centrodestra ha dato dei fondi ai comuni di centrodestra in regione, in realtà lì parlavamo del bilancio, nel senso che sono stati approvati tutta una serie di ordini del giorno che possiamo dire che erano un po' delle mance elettorali, nel senso che i comuni di tutta la Lombardia fanno varie richieste per poter realizzare tutta una serie di opere che non sono quelle del piano Marshall che Regione ha messo in campo e che arriveranno a fine 2021. Lì noi abbiamo un po' contestato la tempistica, perché come viene contestata la tempistica al governo sul fatto che sia necessario avere le risorse subito, poi non si capisce perché Regione, insomma, quando fa le cose critica che loro, cioè, fanno a voi, no, al governo, no? Loro ci fanno una critica che però poi diciamo ripropongono nei fatti per le misure che
mettono in campo. No, beh, il governo, i ristori, diciamo che sono arrivati, alcuni sono già arrivati, moltissimi, il 15 novembre sono arrivati sui conti correnti, per fortuna, e sappiamo bene che purtroppo cassa integrazione un po' meno, ma anche qua sappiamo che la Lombardia è stata una delle ultime per la parte che riguardava l'attivazione della cassa integrazione delle regioni, è uscito anche su tutti i giornali, parliamo della prima fase del lockdown, è stata una delle ultime ad attivare e a comunicare i dati all'INPS. Comunque, quindi al netto di queste mancette elettorali, io penso che Regione Lombardia con i ristori abbia fatto un'operazione molto importante e assolutamente da riconoscere e da valorizzare. Concordo molto con quello che diceva Massetti sul MES. Oggi purtroppo il governo ha fatto tutto quello che poteva fare e francamente la polemica sulle biciclette e i monopattini è assolutamente ridicola, perché se pensiamo alla manovra finanziaria sono 38 miliardi e parliamo di 100 milioni per i monopattini, quindi se vogliamo raccontarci che con quei 100 milioni potevamo fare la differenza per le imprese, raccontiamocelo, ma penso che chiunque ci senta capisca bene un pochino la differenza economica degli stanziamenti. E se vogliamo parlare di reddito di cittadinanza parliamo di 3 milioni e comunque fare una guerra tra chi sta peggio e chi sta ancora peggio di quello che sta peggio non mi sembra una strada utile. Ci sono le imprese che vanno aiutate. Purtroppo il governo, concordo con quello che ha detto Fabio Massa, non poteva fare di più, anzi può fare di più con il MES chiedendolo, e su questo penso che le opposizioni, se riuscissimo ad avere una strategia unita, anche isolando i grillini, che su questo purtroppo hanno una posizione che io non condivido per nulla, noi potremmo intercettare quei soldi. Esprimo il Presidente del Consiglio, però. Alan Rizzi, che vi state alleando in funzione della grillina? No, io stavo ascoltando... No. Però scusami, finisco solo la frase, potremmo intercettare quei soldi che però, ricordiamocelo, sono vincolati alla sanità. Quindi, ho capito, quello che risparmi di là lo certo, porti di qua. Sicuramente possiamo liberare delle risorse e anche investire forse di più in un comparto che oggi è diventato prioritario per fortuna. Io stavo ascoltando e stavo cercando di immedesimarmi da chi ci segue da casa e secondo me per quei temi che sono stati affrontati c'è molta confusione. L'ultimo, parto dall'ultimo, bisogna isolare i grillini quando poi il PD è al governo con i grillini, quindi c'è uno scenario abbastanza confuso soprattutto nella testa oggi del Partito Democratico. Scusa, chiariamoci perché sono confuso, tu sei di Forza Italia o della Lega? No, io sono di Forza Italia. Ok, no, okay. Apprezzo molto la domanda, scusa, Fabio Massa. Ma così? Sfortuna che ti fidavi. Se dovesse cambiare qualcosa, credimi, sarai il primo a saperlo. A grazie. Saperlo. Ti voglio però, bene. Cioè, è che devo star qua a... va bene. Non è che sei sempre d'accordo con tutti gli alleati di governo come no, mi insegnate, ma per esempio voi, sul MES, per esempio, io non ho una posizione come quella che ha il mio partito. Sul MES il tema è andare a prendere i soldi, ma bisogna capire anche il come, perché il vero tema non è quello di dire andiamo a prendere le risorse a prescindere, anche come poi vengono usate le risorse, perché poi è facile, c'è il tema del recovery plan, dove il governo, secondo me, su questo tema è molto in ritardo, ma non è questo il problema. Il tema è che innanzitutto i 3 miliardi e mezzo di euro che Regione Lombardia autonomamente, questo dobbiamo ricordarlo. Cioè avete preso dei soldi e avete deciso chi li davate là? Autonomamente, cioè non li abbiamo chiesti al governo, non li abbiamo chiesti alla comunità europea, Regione Lombardia ha deciso di destinare queste risorse sul territorio e su un totale di 1.500 comuni della regione Lombardia, 1.200 hanno presentato progetti. Quindi questo riguarda poi la capacità di investimento, non è poi il tema del quando, il come. No, non è questo il tema, perché non è legato ai temi dei soldi e delle risorse che vengono destinate per i ristori. È una cosa completamente diversa. I 3 miliardi e mezzo di euro sono per gli investimenti sulla realizzazione della riqualificazione urbana, la rigenerazione urbana e sulle infrastrutture. Questo bisogna mettere. E poi bisogna aggiungere, io su questo lo dico sempre, i soldi, che sono quasi 1,9 miliardi di euro, che Regione Lombardia insieme al governo, su questo bisogna dare prova, deve investire per le Olimpiadi del 2026. Quindi diciamo che quello è il comparto
che è stato approvato ad aprile di quest'anno. Poi ci sono i ristori, quelli di cui parlava Barbara prima. Gli indennizi. Sì, Lombardia. La versione sì, lombarda è indennizi. Indennizi, sì, Lombardia. È un po' come che lo spostamento di bilancio. Che sono 54 milioni di euro per una parte legata alle imprese, le micro imprese e alle partite IVA, sono 40 più 14, e poi c'è tutta la parte dedicata al lavoro, per un totale di 167 milioni di euro, che sono stati riversati, tra l'altro in questi giorni, perché i bandi, se non erro, uno di questi chiudeva proprio nella giornata senti, di oggi. Senti una cosa, Rogiani, scusa, ma cioè, anche qui, sarà che io faccio sto mestiere ormai un po' di anni, 20, quindi ho sentito per 20 anni mi hanno risposto bisogna tagliare tutto, Barbara, le consulenze minime, le cose, le auto, le cose, tutto quanto, non si poteva toccare niente perché non c'è più un soldo. 0,3, 0,2. Pensa che avevano chiamato l'assessore Stefano Bruno Galli, assessore alla cultura di Regione Lombardia, l'avevano chiamato assessore 007, e non perché è a particolari doti di mimetizzazione, ma perché sì, il suo bilancio era lo 0,07 di quello della Regione Lombardia. Sì. Ora, abbiamo detto per tutto questo tempo che non ci sono soldi per niente, cavolo, e abbiamo invece tagliato tutto. Tutto, e adesso invece pare non ci sono medici, non ci sono borse di studio. Il tema invece è che dobbiamo buttare fuori tutto quanto. Allora, però io alla Silvia Rozzani posso fare... Scusa. Rogiani, ok. Rogiani, faccio io la domanda, sì, dai, faccio un po' tu. La non cattiva, c'è dai, della, ci siamo di, fa, okay. Abbiamo deciso di assumere questo fai sta ruolo, domanda che puoi andare in pubblicità, dai. Ah, e allora no, dai, mandiamo adesso in pubblicità. Mandiamo adesso in pubblicità e poi faccio la domanda a Silvia Rogiani, che sarà cattivissima. No, vabbè, dai, cerco, mi sforzo. Brava, sforzati. A dopo. Eccoci, la domanda allora, cattiva di Barbara. No, che cattiva. La Silvia Rogiani, io volevo domandare un po' di cose sulla... però un attimo, una parentesi, mi è venuta in mente. Oddio. No, perché voglio dire, Silvia, siamo due donne. Eh no, la parentesi va fatta. Ieri c'è stata la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Dobbiamo ricordarlo, perché ieri ho sentito parlare tanto di Maradona e un po' meno di questa cosa che invece, secondo me, da donna è molto, molto più importante. No, concordo. Non voglio dire nulla su Maradona, per carità. Però questo Covid, fra le vittime che ha fatto... ci sono le donne. La nuova povertà riguarda i giovani, ma riguarda tantissime donne. Probabilmente saranno circa 3 milioni i nuovi poveri che si aggiungono ai 4 milioni che già avevamo di nuovi poveri. Fra questi tantissime donne. E durante il lockdown il centralino, il numero verde, il numero nazionale antiviolenza, che ricordatevi signore che ci state guardando, il 1522, chiamatelo se avete bisogno in caso di violenza a casa, in famiglia, qualsiasi tipo di violenza, chiamate questo numero. E beh, questo numero ha avuto un picco di contatti pazzeschi durante il lockdown. Silvia, le volevo chiedere questo. Allora, il 45% delle persone che si sono rivolte in questo periodo alle varie strutture, come la mensa dei poveri, non si erano mai rivolti a queste strutture prima, ok? Chi gestisce queste strutture dice che in realtà, come dicevamo prima, gli stanziamenti ci sono stati, ma c'è stata una grandissima disorganizzazione, un'inefficienza nella gestione di queste risorse. Lei sinceramente lo condivide questa impostazione, questo Arcuri, no? Che gestisce tutto. Ma non si può un po' affiancare a qualcun altro? Non si può trovare una soluzione? Come fa a pensare a tutto lui? Allora, però rispetto agli stanziamenti per la povertà e l'estrema povertà, sinceramente, proprio in questi giorni, anzi nella giornata di ieri, è arrivato un nuovo riparto per i fondi, proprio per l'emergenza alimentare, che è quella più estrema e che riguarda proprio i nuovi poveri, quindi le persone che non si erano mai rivolte alle associazioni per un bisogno che è quello di mangiare. Sembra, cioè, a noi sembra una cosa normale, invece per tante persone oggi non è più normale. Però questi fondi, che io non mischierei, diciamo, con la gestione di Arcuri, e sulla modalità di erogazione di questi fondi, io invece penso che sia fatta la scelta giusta, cioè quella di destinarli ai comuni. Sono i singoli comuni, questi fondi sono arrivati direttamente ai comuni già nella prima parte del lockdown, adesso arrivano di nuovo direttamente ai comuni, che si sono organizzati per poter poi gestire con le famiglie più povere
l'erogazione di questi fondi, alcuni tramite pacchi alimentari, altri tramite certo, buoni spesa, no, nella io piena disponibilità. Le ho fatto questa domanda perché adesso noi in collegamento abbiamo anche il presidente Confindustria Dispositivi Medici, Massimiliano Poggetti. Sì, certo, ma questo è un altro tema, sì, nel senso che sulla povertà io penso che la scelta di darli ai comuni sia stata quella giusta. Sulla gestione invece dei DPI, quindi adesso immagino che ne parleremo. No, parleremo di come viene di come è stata gestita questa emergenza. Se ci sono delle modalità da migliorare, perché adesso appunto parleremo con il presidente, a livello... che salutiamo e... Che vi devo dire? Sicuramente cioè, si poteva fare meglio, però diciamo che non è che gli esempi di Lombardia siano edificanti. Non so, fatemi fare questa battuta. No, vogliamo mettere qualcuno di Lombardo ad andare là? Ma allora meglio Arcuri. Sì, io ho un'idea, ce l'ho. Ma non so, vabbè, visto come galli. Sono andati con i vaccini. No, però voglio dire, se ne sono tanti Arcuri, potrebbe anche occuparsi di qualcosa in meno. Poi, facciamo così, mandiamo il servizio di qualcuno che sta effettivamente lavorando nelle notti lombarde. E poi passiamo al presidente. E poi passiamo a Boggetti. Perfetto. Io galli glielo mangio. C'è sempre bisogno di mani che ci aiutino, quindi se non se avessero dei dubbi sul fatto che le ambulanze viaggiano vuote o sull'esistenza di pazienti Covid, io sarei veramente favorevole a invitarli a bordo e a darci una mano, soprattutto perché c'è veramente bisogno. Forse questo è l'aspetto che paradossalmente mi incute più timore, non è il virus, non è indossare una tuta e soccorrere un paziente, ma è la... Ecco, abbiamo visto questo servizio, tra l'altro è girato da una troupe di notizie.it, molto giovani e molto bravi, è ovvio che rientra, l'abbiamo fatto vedere per due motivi, primo perché è la risposta a tutti quelli che pensano che non stia succedendo niente, che io penso che lo pensino perché è una sorta di rimozione, e quindi hanno un problema ad accettarlo. La seconda cosa è perché, come vediamo, tutti quegli operatori sanitari hanno dei dispositivi medici addosso, hanno delle strumentazioni, hanno delle cose che gli è stato fornito dallo Stato, bisogna capire se questa catena è andata. Allora, chi è Massimiliano Boggetti e che cosa rappresenta? È presidente di Confindustria Dispositivi Medici, cioè sono quelli che queste cose le producono, giusto? Sì, giusto. Buongiorno anche ai vostri telespettatori e agli ospiti in studio. Sì, noi siamo la Federazione di Confindustria che raggruppa tutti i produttori di dispositivi medici, e per dispositivo medico, giusto per far capire che cosa significhi, è quando uno entra in ospedale tutto ciò che non è farmaco e non è personale medico o paramedico è dispositivo medico, quindi parliamo di oltre 1,5 milioni di prodotti che ogni giorno vengono utilizzati per la salute delle persone e che vanno dalla siringa fino alla grande apparecchiatura di diagnostica di laboratorio o di immagine, la protesi, lo stent, tutto ciò che riguarda la tecnologia applicata alla salute. E devo dire che in tutto il periodo della pandemia siamo stati fondamentali nella gestione, all'inizio con i dispositivi di protezione, quindi mascherine, camici, guanti e quant'altro, ma anche per quanto riguarda i ventilatori polmonari, per quanto riguarda tutti gli aspetti legati alle terapie intensive e tutto ciò che oggi ancora, ad arrivare alla siringa per il vaccino, serve per la gestione, senza tralasciare tutta la diagnostica di laboratorio che è stata fondamentale nel concetto della tracciamento confinamento dei malati. Quindi per i nostri telespettatori, loro sono quelli che fanno le cose. Allora, Presidente, dato che voi siete quelli che fanno le cose, io le faccio questa domanda. Noi abbiamo in questo momento 212 progetti di vaccino Covid. Abbiamo 48 in studio sull'uomo, 11 nella fase 3 di sperimentazione. Di fatto noi in questi giorni parliamo di Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Moderna. Supponiamo che a febbraio noi si abbia il vaccino anti-Covid, ok? Supponiamo che sia stato autorizzato, supponiamo che sia sicuro, supponiamo tutto, febbraio. Ma poi noi riusciamo a vaccinare, sa quante, 42 milioni di italiani, perché si parla di una, per l'immunità di gregge, una vaccinazione di massa di questo genere. Quindi dal punto di vista degli aspetti logistici, non è che noi come al solito partiamo e poi non riusciamo a realizzare le cose, perché sai che mi viene in mente la questione degli ospedali, no? si doveva intervenire negli ospedali, poi alla fine ancora le aziende stanno lì che devono cominciare a lavorare negli ospedali, che sono
pieni, in questo momento non si può fare nulla. Allora, vorrei sapere da lei, in Germania per esempio, in questo momento stanno già acquistando le siringhe per effettuare queste vaccinazioni. Ecco, dai, su questa parte qua secondo me è molto interessante. Ma allora, io credo che il problema dell'approvvigionamento dei dispositivi medici che ha caratterizzato l'intera stagione pandemica, quindi tutto il periodo della pandemia, dallo scorso febbraio in poi, abbia messo in luce due aspetti. Allora, il primo fondamentale è che noi abbiamo una grossissima dipendenza di questi prodotti dall'estero, perché la produzione di dispositivi medici sul territorio italiano, purtroppo noi sì, siamo le aziende, oltre 5.000 imprese che producono, ma la maggior parte delle produzioni sono fatte all'estero. Quindi il primo punto su cui voglio portare l'attenzione è che è chiaro che essere dipendenti dall'import quando si tratta di dover fornire materiale alla popolazione italiana non è mai una condizione facile. Se poi in più ci si mette in una situazione in cui in generale c'è un problema di quantitativi a livello globale per fornire la pandemia, è evidente che se sul tuo territorio non hai produzione sei ancora più fragile rispetto alla capacità di approvvigionarti, e questo credo che sia un dato di fatto e debba far riflettere il nostro paese che reinvestire sul Servizio Sanitario Nazionale vuol dire anche reinvestire su un tessuto industriale che sia capace di fornire al Servizio Sanitario Nazionale. La Lombardia è un caso molto emblematico di questo aspetto, perché è la regione dove più è presente l'industria dei dispositivi medici, ma dove più si sono fatte politiche di acquisti al prezzo che hanno disincentivato le aziende a svilupparsi e hanno portato a una al mercato italiano della produzione. Poi l'ultimo tema su cui non mi voglio sottrarre nella domanda è: ma siamo un paese organizzato per gestire una pandemia in una situazione di emergenza? Beh, allora innanzitutto ci tengo a fare una riflessione. L'Italia è conosciuta nel mondo per essere un paese complesso, burocratico, spesso disorganizzato, in condizioni di normalità. Evidente che in condizioni di emergenza le nostre virtù non vengono, diciamo, enfatizzate. Non a caso la complessità del nostro paese ci ha imposto di dover nominare un commissario straordinario, che è l'unico caso in Europa ad essere attivo, proprio per cercare di ovviare alle complicazioni di un paese che è spesso bloccato su se stesso. Quindi io credo che trovare una soluzione semplice a un problema così complesso sia molto difficile. Invito però a queste due riflessioni, cioè finita la pandemia, vogliamo lavorare su un efficientamento in un'ottica di semplificazione del nostro paese? Due, riteniamo che la salute sia un valore. Bene, se vogliamo ricostruire questo valore, dobbiamo anche partire da una creazione di un'industria di valore. Io ieri ho incontrato il ministro Speranza e proprio con l'incontro ieri sera si parlava dell'importanza, io c'ho una suggestione, se mi lasciate due minuti senza essere troppo lungo, ma che ci terrei a raccontare anche ai politici che sono in studio. Quasi tutte la pandemia del Covid lascerà degli strascichi simili a quelli che sono accaduti in termini economici dopo le grandi guerre, perché noi abbiamo da gestire un'emergenza sanitaria che però si è trasformata in un'emergenza economica e sta diventando anche un'emergenza sociale. E quindi molte delle ricostruzioni sono partite dopo le grandi guerre da ricostruzioni di infrastrutture, quindi dalla ricostruzione dei ponti, delle case, di tutto ciò che veniva distrutto durante la guerra. Beh, alla fine di questa pandemia noi non avremo da ricostruire nulla dal punto di vista infrastrutturale, e ricordiamoci che l'edilizia è proprio uno di quei comparti a fortissimo impatto su manodopera locale e materia prima locale, che aiuta la ripartenza dei paesi. Quasi tutti i paesi, a fronte di una crisi, sono ripartiti anche grazie al mercato domestico. In realtà però non è vero che noi non abbiamo nulla da ricostruire, perché lo ha detto il ministro Speranza, l'hanno detto i politici, abbiamo da ricostruire l'unica più grande
grande infrastruttura che il nostro paese abbia. E sapete qual è l'infrastruttura che il nostro paese ha più grande? È il Servizio Sanitario Nazionale, il più grande servizio sanitario pubblico al mondo. Bene, dovendolo ricostruire e avendo deciso di investire parecchi miliardi nella ricostruzione di un sistema sanitario funzionante, moderno, tecnologicamente avanzato, e la domanda che ora noi ci dobbiamo porre è come possiamo, in una campagna di acquisti importante di tecnologie che oggi mancano, le ambulanze che facevate vedere prima, il personale, i dispositivi medici, anche l'infrastruttura ospedaliera, cioè gli ospedali stessi da costruire sul territorio, ecco, la domanda è come noi riusciamo a convogliare questi forti investimenti perché creino occupazione e benessere per l'Italia. Grazie Presidente, abbiamo un attimo la pubblicità e ci rivediamo fra pochissimo. Allora, abbiamo un po' di tensione qua in studio perché ovviamente si continua a discutere anche durante la pubblicità. Allora, il Presidente Boggetti diceva che abbiamo una grande occasione, ovvero quella di poter ristrutturare, ricostruire il sistema sanitario, perché è uno degli assi del nostro Paese. Una volta, io mi ricordo che qui, come cambiano le cose, veniva definita la più grande spesa del nostro Paese. Bene, proprio oggi si dice che la Regione Lombardia dovrebbe cambiare completamente il modo in cui gestisce la sanità e quindi passare all'attuale sistema, che è un sistema centrato sull'assessorato alla sanità, e andare invece a fare una cosiddetta agenzia esterna, come in Veneto, diciamo così. Ecco, quindi partirei da questo, visto che è la notizia di oggi. Parliamo prima con Roggiani e poi con Rizzi, un commento veloce su questa ipotesi. È giusto dare fuori dalla giunta regionale la gestione della sanità? Prima Silvia. Ok. Ma io credo che la proposta che è arrivata dal Partito Democratico e da Beppe Sala in questi giorni, che riguarda non solo l'agenzia ma anche una modalità che sicuramente tramite l'agenzia si potrà esplicare meglio, di collegamento maggiore tra il territorio e le esigenze, quindi dei cittadini, dei distretti che oggi non funzionano, perché abbiamo visto bene le ATS che non hanno funzionato, lo stesso direttore di ATS che ha candidamente dichiarato che l'ATS non era in grado di gestire il tracciamento, tutto il fatto che sono mancate tantissime risposte, sono mancati i collegamenti con i comuni, ai comuni sono stati chiesti luoghi per le vaccinazioni, ma poi luoghi che non sono stati in molti casi realizzati, per non parlare degli hotel Covid, e potremmo andare avanti. Quindi l'idea di trovare, di avere un'agenzia che metta più raccordo, valorizzando anche il ruolo dei sindaci come sentinelle sul territorio, mi vede assolutamente positiva. Perfetto. Rizzi? Altra virologa presente in studio, fa piacere questo. Dai, allora, ogni riflessione per migliorare la sanità lombarda è un qualcosa che aiuta, perché l'obiettivo è quello di dare sempre un servizio migliore ai propri cittadini. Però dobbiamo tenere conto anche del passato, perché questa è una regione che veniva presa d'assalto quotidianamente dai tantissimi italiani che sceglievano di venire nella nostra regione a farsi curare. Ma non solo italiani, ma anche cittadini esteri che sceglievano la nostra sanità per farsi curare qui da noi. Ecco, quindi questo è un dato di partenza rilevante. Poi la capacità di critica per il Partito Democratico è a 360, molto probabilmente più orientati sulla voglia di venire ad occuparsi della regione, quindi di conquistare la regione, che di essere veramente propositivi. Io su questo sono molto rigoroso. Ma io sono d'accordo sulla discussione, sull'aprire la discussione, per migliorare il servizio, perché quello che ha rappresentato e rappresenta ancora oggi Regione Lombardia agli occhi degli altri cittadini, delle altre regioni, che in tantissimi scelgono di venire qua a curarsi, non è un dato da cestinare. Non è che ci si può dimenticare di questo dato. Così come tanti stranieri sceglievano di venire nella nostra regione a farsi curare. Questo vuol dire poi la pandemia. È un'eccellenza sanitaria che non ha niente a che vedere con la giunta. Riguarda gli ospedali. Io sto dicendo che qualsiasi riflessione per migliorare il servizio è una riflessione intelligente. Poi il sindaco Sala, secondo me, dovrebbe occuparsi di come dovrà gestire da qua in avanti la città e di come dovrà approvare il bilancio delle tante risorse va bene, che da questa pandemia sono venute meno. Ecco, quindi non si occupi di un qualcosa non è di sua competenza. Allora, però, il punto è che io ritornerei sul Presidente Boggetti, perché la riflessione sulla guerra,
Cioè, noi abbiamo vissuto una guerra in questi mesi, adesso siamo ancora dentro. Adesso le responsabilità sono tante, la regione Lombardia ha combattuto comunque per prima, poi si dovrà comunque aprire una riflessione perché il Veneto pare che comunque l'abbia gestita meglio. Per cui ha anche avuto più morti di tutti la Lombardia, quindi ha avuto anche più morti di tutto, insomma le riflessioni vanno. Beh, però il presidente Boggetti, no, quando dice noi siamo in guerra, dopo le guerre c'è la ricostruzione. Questo servizio sanitario italiano va ricostruito. Lasciamo perdere adesso la Lombardia, guardiamo quello che c'è in Meridione, guardiamo la Campania, la Calabria, guardiamo la Calabria. Come si riparte, Presidente? Da dove cominciamo la ricostruzione post-Covid? Che poi, voglio dire, questa è la prima guerra. Cosa succederà in futuro? Magari avremo altre guerre di questo genere. Mamma, sperando no. Però, Fabio, ci dobbiamo preparare. Non possiamo più farci trovare impreparati. Che facciamo? Okay. Cominciamo da capo? Ah, questo è un ottimo punto, perché sul fatto che in un mondo globalizzato non ci possano essere casi analoghi a questo è qualcosa che è piuttosto improbabile immaginarlo. Quello che abbiamo visto è che nel corso della storia si sono susseguite delle infezioni che però in un mondo globalizzato come il nostro oggi hanno la capacità di spargersi con una velocità sicuramente molto più alta. Quindi nessuno di noi si augura che ritorni un nuovo Covid, ma il punto non è augurarci che non ritorni un nuovo Covid, è essere preparati a gestire un nuovo Covid in maniera diversa, ed è questa la chiave di volta su cui noi dobbiamo riflettere. Quindi da dove partire? Allora, anzitutto bisogna partire noi abbiamo preparato un documento politico, ovviamente di politica industriale e sanitaria, che abbiamo consegnato alle istituzioni a giugno, quindi giugno dello scorso, della pausa estiva sulla pandemia, dove indicavamo in maniera molto chiara le cose che dovevano essere fatte. E noi indicavamo questo documento tre aree, che erano salute, scienza e industria. Anzitutto salute, e una ricostruzione rimettendo al centro la salute delle persone, perché per molti anni, questo è un leitmotiv che abbiamo sentito dire tante volte, ma è la chiave del problema che oggi stiamo affrontando, è un disinvestimento sul servizio sanitario in maniera costante e sistematica. E questo ci ha portato ad avere un tasso di investimento in salute inferiore alla media che l'Organizzazione Mondiale della Salute considerava il limite sotto il quale si andava ad intaccare sulla lunghezza, quindi sulla longevità delle persone, sulla qualità di salute. E questo è un dato di fatto, noi siamo scesi sotto quel limite che l'OMS considerava un limite imprescindibile per i paesi sviluppati. Seconda cosa, quindi abbiamo detto, una cosa è investire nella salute, e su questo il ministro si è già espresso, perché ha condiviso la nostra posizione, ha detto dobbiamo tornare a investire in tecnologie mediche. Per dare un esempio e parlando in maniera semplice agli ascoltatori, negli ospedali la metà delle tecnologie mediche hanno oltre 10 anni. Un comparto come il nostro, che ha un tasso di innovazione velocissimo, vuol dire che chi si va a fare, per dare un esempio, un attacco su un cancro alla mammella, visto che avete parlato prima delle donne, e lo fa su una tecnologia di 10 anni, ha una probabilità di trovare la metastasi molto più bassa rispetto che non utilizzare una tecnologia innovativa con dovere morale della politica di fare in modo che i cittadini vengano curati, e secondo anche un costo di cura completamente diverso. Presidente. Quindi la prima cosa, bisogna investire in salute. Il secondo capitolo era la scienza, tornare ad un paese che crede che il valore dello studio, della scienza e della tecnologia siano la chiave della valorizzazione del nostro paese, non tornare a dire che non bisogna studiare, che il successo dei nostri giovani passa attraverso scorciatoie. Il successo del nostro paese passa nel tornare ad essere un paese di gente che studia, non in uno dei paesi migliori. Presidente, grazie mille. Il tempo si sta esaurendo, quindi dobbiamo andare un po' più veloci. Arrivederci. Grazie. Rogiani e Rizzi, c'è un punto qua che in tutta la trasmissione noi ci stiamo dicendo: servono più ristori, servono più soldi per le tecnologie, servono più soldi. Ok, servono più soldi. E devono essere. E in più bisogna defiscalizzarli, servono più soldi. E però così sono capaci tutti, eh. Prima o poi qualcuno arriverà da noi in Italia e ci dirà: bravi, avete speso un sacco di soldi, ma ce li dovete ridare. Io su questo insisto, perché non è che negli scorsi 30 anni o 40 anni erano tutti cretini quelli che non tiravano fuori i soldi, eh.
Prima Roggiani e poi Rizzi, che andiamo verso la conclusione. Sì, è così, anche se siamo effettivamente in una situazione che, come qualcuno ha paragonato prima, è un po' come se fossimo in una sorta di dopoguerra. E quindi oggi forse la differenza rispetto agli anni precedenti è proprio questa, no? Che siamo in una situazione talmente drammatica e inaspettata, per cui l'iniezione di fondi che arriverà dall'Europa, che certo poi dovremo restituire, però è fondamentale, perché altrimenti ci schiaccerebbe in una sorta di limbo in cui, da cui l'Italia non riuscirebbe più a uscire. Il fatto che l'Italia sia la destinataria maggiore dei fondi del Recovery Fund, quindi i fondi che l'Europa ha proprio investito per la ricostruzione, dal mio punto di vista è una grandissima occasione per far ripartire l'Italia. Se noi riusciamo a far ripartire l'Italia sostenendo la sanità, ma anche dando le infrastrutture digitali e fisiche che servono, dandole un mondo del lavoro meno burocratico e un po' più lungimirante, dove ad esempio il fatto che le donne possano davvero entrarci e contribuire all'aumento del PIL, come ci dicono tutte le statistiche, ecco, forse riusciamo davvero a svoltare e anche poi pian piano a ripagare quei debiti che abbiamo. Alan Rizzi. Io sarò più breve, perché la storia... Anche perché il tempo è finito, quindi. No, vabbè, ma sarò più breve perché per la storia, mi rifaccio anche al discorso che è stato fatto prima, ci insegna dopo le guerre i paesi, le aziende che hanno investito di più in innovazione, ricerca e tecnologia hanno avuto la possibilità di uscire dalla crisi più velocemente. Ecco, quindi la ricetta è questa. La ricetta è investire di più in tecnologia, in ricerca ed innovazione. Questo è l'augurio, che i soldi del Recovery Plan possano andare a sostenere queste tre categorie, queste tre categorie di investimento, è il più grande auspicio. Diciamo che noi di Regione Lombardia pensiamo già da tempo che questa è la soluzione anche di crescita delle aziende e delle imprese sul territorio, e lo stiamo facendo da tanti anni, quindi innovazione, ricerca e tecnologia. Chiudiamo noi due, direi. Sì. Allora prima parlo io e poi prima tu parli te, fai, e poi io. Vai in chiusura. Allora, ci sono 209 miliardi, 209 miliardi di recovery fund. Il problema è che devono essere presentati praticamente a Bruxelles tutti i progetti, le riforme, entro la fine di gennaio. Ad oggi, fine novembre, non c'è nulla, per cui se non ci sbrighiamo, questi soldi come facciamo a prenderli, caro Fabio Massa? Non li prendiamo. Peraltro, io ho una tesi. Quando sarà finito tutta questa cosa qua, succederanno due cose con tutta probabilità. La prima è che effettivamente ci sarà un rilancio. Io sono ottimista da questo punto di vista, perché c'è un sacco di denaro, di masse gestite che non sono utilizzate. Ma il tema vero è che i più deboli probabilmente verranno lasciati indietro. E questa è una cosa contro cui ci dobbiamo attrezzare. Anche per questa settimana, grazie da Giani, Fabio Massa e Barbara Chabot e i nostri ospiti che sono stati qui con grazie noi. Grazie a voi due, allora. Silvia Roggiani, Alan Rizzi, grazie. E ci vediamo giovedì prossimo. Grazie anche al presidente Poggetti, che è ancora in linea. Grazie. Arrivederci. Arrivederci.